Uè, ragazzi, e bentornati. Oggi vedremo il grande Pixby. Ascia media Art Deco, arma versatile con una moderata velocità d'attacco e buoni indici di danno e respinta. Attacco in salto, attacco pesante che salta sull'area bersaglio, infliggendo danni e abbattendo i nemici vicini. Ne vedremo due varianti in questo video. Una con velocità attacco, danni critici, una perk di danno a livello critico ed elemento acqua. La sua ultima perk, i colpi d'arma infliggono il 44% di danni bonus contro i nemici elementali del fuoco. Mentre questa è la seconda che vedrete ogni tanto, semplicemente senza velocità di attacco. Quindi più lenta, ma ovviamente con un danno critico più elevato sull'attacco in salto. Allora raga, per prima cosa dovete ben sapere che questa ascia, perché è un'ascia, ha l'attacco secondario che diciamo è molto simile a quello del castigamatti, molto simile comunque a quello del caposdritta, del contorci abietti, con la differenza che purtroppo le precedenti armi secondo me restano di un gradino superiore, anzi forse anche 3-4 gradini superiori. Però veniamo un attimo al dunque. Allora, innanzitutto dovete ben sapere che questo non è un attrezzo, ragazzi, è un'ascia ed è ben differente dagli attrezzi. Innanzitutto non abbiamo tantissime perk sulle asce, come ben saprete non abbiamo quella di efficienza energetica attacco pesante, abbiamo Dennis, quindi possiamo mettere Dennis nella build e vantare il vantaggio squadra, scusate, non il vantaggio squadra di totalmente rock, ma semplicemente la velocità attacco che ci darà e i danni del 50% boostati. E già con Dennis comunque c'è il primo trigger, in quanto comunque dello stesso set musicale abbiamo quello che ci attiva lo stesso identico bonus, semplicemente con l'attacco secondario e non incentrata solo su una classe di armi, ma su più armi. Quindi sì, mettere Dennis è giusto, ma ricordatevi di questo piccolo particolare. D'altra parte però, rispetto al castigamatti, rispetto al caposlitta, rispetto anche, che ne so, al contorci abietti, che vi ricordate, il contorci abietti ha più o meno lo stesso attacco, solamente che nel momento dell'impatto gli zombie che saranno circostanti a voi verranno tirati verso di voi e alla fine dell'attacco secondario creerete, diciamo, questa piccola esplosione che infliggerà danno. Ed è molto più soddisfacente utilizzare quell'arma piuttosto che un'arma del genere, no? Però, hey, il grande Pixby è un'arma nuova, quindi non potevamo non provarla. D'altra parte, la sua particolarità, come tutte le armi di questo set, è appunto l'ultima perk. In questo caso va a boostare i danni contro i nemici di tipo fuoco, quindi ho provato comunque a fare l'ascia d'acqua. Devo dire che appunto quando si presentano gli zombie di fuoco non è assolutamente un problema, quanto più appunto quando mi nascono gli zombie di tipo natura. In quel caso, beh ragazzi, non farete praticamente nulla agli zombie. Poi per carità, ognuno può scegliere come utilizzare queste armi. Io non voglio dirvi che come le utilizzo io sia l'unico modo possibile. Ricordo nel primo video che feci di questo set, un ragazzo mi chiese: Kino, ma non è meglio se faccio l'arma d'energia e quindi vado a sfruttare l'ultima perk, che ne so, ovviamente solo contro un certo tipo di elemento? Ovviamente non è sbagliato, ragazzi, assolutamente no. Sono un po' scelte difficili da adottare, dipende anche dal modo in cui volete utilizzare queste armi, dal modo in cui volete giocare prossimamente. Dipende molto anche da quanti progetti avete potenziato oppure no. In generale, comunque, questo set, visto che comunque non è niente di speciale, perché diciamoci la verità, è un bel set, ci sono armi molto carine, ma per quanto riguarda la potenza ce lo vedo comunque di un gradino inferiore rispetto al set fantascientifico, rispetto al set musicale, che ne so, questi nuovi set 2.0, no? Quindi buildarli con uno specifico elemento e magari prendere ogni arma e farla di ogni diverso elemento, a maggior ragione poi in base all'ultima perk che ci capita, beh comunque in base a tutti i progetti che ho scelto di adottare questa strada. Anche perché poi ragazzi, in molti video molti mi avete chiesto: Kino, ma come mai fai tutte le armi fisico oppure energia? Perché diciamo che le armi di un elemento già sono programmate, nel senso non vado a farmi un'altra arma di un elemento se so che comunque è un'arma utile che può servirmi in certe circostanze. Questo discorso appunto secondo me non vale per questo set. Io ho deciso di adottare questa strada e mi sembra veramente promettente, nel senso che comunque le utilizzo solamente contro zombie di un certo tipo di elemento, a maggior ragione questa season che comunque sono tutti fuoco nelle missioni a 4 giocatori, ragazzi. E niente, questo è quanto. Il grande Pixby comunque non è fortissimo, ma non è neanche debolissimo. Ovviamente preferisco utilizzare, diciamo, quello con la velocità d'attacco, ma semplicemente perché a questo punto di salva al mondo ancora non abbiamo la perk di efficienza energetica attacco pesante sulle asce, ragazzi. Quindi ovviamente sì, possiamo spammare quest'ascia, assolutamente sì. Potrei anche mettermi sotto i fossile, utilizzare il vantaggio squadra comunque di ritorno di fiamma, quindi recupero energia più velocemente, mettere nella build sia Jonesy che Sara e comunque cercare di spammarlo il più possibile. Ma il punto non è questo. Il punto è comunque che non abbiamo la perk di efficienza energetica attacco pesante sulle asce. E niente ragazzi, questo è quanto. Spero di avervi
reso comunque la mia idea. È sicuramente un'arma da non farsi scappare, ma questo ormai ve lo dico sempre. E ragazzi, so che il video non c'entra niente, ma menzione comunque d'onore ancora per l'eroe di ieri, o meglio di sabato, che è in giurassico. Ragazzi, non fatevelo scappare, mi raccomando. È un eroe di quelli che veramente potrebbe possedere un bonus al momento buggato, e questo si sa. Ma in futuro potrebbe essere veramente un meta per i prossimi eventi. Potrebbe essere qualcosa che veramente servirà alla grande, anche perché stanno calibrando più o meno tutto, almeno questo nell'ultimo anno, in modalità molto molto lenta. Ma se vi ricordate, gli zombie già dalla potenza 300 sono diminuiti di potenza, adesso arrivano al massimo al 220-230. In più le nostre abilità eroi sono state potenziate. Insomma, capite? Il divario si fa sempre più stretto, e quindi quel 20% in più, quel 20% in meno, veramente potrebbe fare la differenza. Ragazzi, mi raccomando, pensateci bene. Io vi ricordo che se volete supportare la crescita di questo canale, potete inserire il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. Voglio sapere anche voi cosa ne pensate, ragazzi. Fatemelo sapere qua sotto con un commento. Io vi ringrazio sempre di essere arrivati fino a qui a guardare il video. E da Kino è tutto. Noi comunque sappiate che ci vediamo nei prossimi giorni, sia con video e sia con live. Bella bella! New